Stiamo lavorando per avvicinarsi alla fase 2, ricordando però ai nostri concittadini che l'emergenza sanitaria non è finita, quindi l'imperativo è sempre quello di restare a casa perché è un virus terribile che può contagiare chiunque. Dall'altra parte l'amministrazione comunale sta avviando un pacchetto di proposte per sostenere sia le famiglie che sono in difficoltà a seguito di questa emergenza sanitaria, che le imprese che sono rimaste chiuse durante il periodo del Covid-19, di questa prima fase. Ovviamente abbiamo previsto un primo fondo che sarà ratificato a breve in Consiglio Comunale, che riguarda appunto uno stanziamento di circa 11.000 euro per le famiglie. Ora valuteremo i meccanismi di concessione dell'indennizzo attraverso anche il decreto aprile che tra qualche giorno sarà varato dal governo centrale. Ma non solo, anche le imprese, pensate ai negozi, pensate ai ristoranti, bar che sono rimasti chiusi durante l'emergenza, dovranno essere sostenuti per ripartire, perché noi crediamo che il tessuto produttivo sia il valore aggiunto di questa nostra comunità. Anche il turismo ha bisogno di ripartire. Noi crediamo che la città di Penne sia il fulcro intorno al quale ruota tutto il sistema turistico del comprensorio vestino. Penne, io la definisco sempre come il vero centro storico della costa pescarese, in particolare di Pescara. Detto questo, il turismo deve tornare ad avere un ruolo importante. È chiaro che il 2020 sarà caratterizzato da un turismo particolare, cioè le città saranno mete di destinazione e quindi dobbiamo sfruttare soprattutto il turismo di casa nostra, quello degli italiani che si muovono sul nostro territorio e vanno alla riscoperta dei borghi, dei centri storici dell'entroterra. Sotto quest'ottica l'amministrazione comunale chiaramente darà ampio respiro ad iniziative volte a valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale, e non solo, anche la filiera enogastronomica dovrà avere un ruolo strategico in questa ripartenza.